L'intestino tenue è stato fino a pochi anni fa una terra sconosciuta. Oggi abbiamo a disposizione delle tecniche diagnostiche avanzate, ma anche terapeutiche. Quali sono? In realtà queste tecniche per esaminare l'intestino tenue non sono recentissime perché risalgono praticamente al 2000-2001, sono state ideate. La videocapsula l'abbiamo cominciato a utilizzare nel 2001 ed è l'esame con cui si esplora l'intestino tenue dal punto di vista diagnostico. È famosa, è una capsula che si inghiotte e poi la registrazione avviene tramite degli elettrodi posizionati sull'addome e collegati a un registratore. Con questo esame noi vediamo in maniera assolutamente non invasiva tutto l'intestino ed in particolare il tenue, che appunto come diceva lei è stata una terra in gran parte sconosciuta, e possiamo vedere se ci sono delle patologie. Esiste anche un'endoscopia terapeutica del tenue, cioè l'enteroscopia, che anche questa si usa da circa 15 anni, una tecnica ideata in Giappone. Che si applica, si utilizzano particolari enteroscopi che sono degli endoscopi che montano sopra di sé degli overtube, cioè degli altri tubi con dei palloncini. E con una tecnica che si chiama push and pull, in pratica si spinge e si tira, è una sorta di tecnica di accartocciamento dell'intestino tenue che come sapete è lunga all'incirca 7 metri e si può procedere sia dall'alto che dal basso. Cioè sia per via orale sia per via anale e si esplora con questa tecnica in pratica tutto l'intestino tenue. La cosa importante di quest'ultima tecnica è che oltre ad essere in diagnostica, in casi particolari servono delle biopsie che per esempio con la capsula non si possono effettuare, oltre a questo si possono fare delle operazioni, cioè cioè una parte terapeutica che è simile a quella che si può fare con la gastroscopia e con la colonscopia. Quindi noi possiamo trattare delle lesioni sanguinanti, quindi fermare dei sanguinamenti, possiamo togliere dei polipi che in casi particolari si sviluppano anche all'interno dell'intestino tenue, possiamo dilatare dei restringimenti che per esempio si possono creare quando i pazienti sono stati già operati e hanno delle anastomosi chirurgiche oppure hanno delle malattie infiammatorie intestinali tipo il morbo di Crohn. In queste situazioni, quando appunto la situazione clinica lo richiede, noi possiamo effettuare delle dilatazioni endoscopiche che magari rinviano l'intervento chirurgico o annullano proprio l'intervento chirurgico che deve essere programmato. Quindi, la cosa importante è appunto che esiste una parte sia diagnostica che terapeutica anche dell'intestino tenue attualmente.